Se non firmi per la sepoltura del feto, non ti facciamo interrompere la gravidanza. Un ricatto e una violenza. Questo si è trovata a subire Giada, nome di fantasia, una ragazza residente in Lombardia, quando ha comunicato all'ospedale che voleva accedere all'IVG, l'interruzione volontaria di gravidanza, una violenza fisica e psicologica che ha deciso di condividere in modo da aiutare altre donne che hanno subito la sua stessa esperienza. Ho scoperto di essere incinta a novembre 2021, dopo un ritardo di soli 2 giorni. Sono andata immediatamente al consultorio per farmi fare il certificato per l'IVG, ma al suo posto mi hanno fissato un appuntamento per una visita ginecologica e una consulenza psicologica, dicendomi che non potevo rifiutarla. Giada ha trovato un ospedale dove somministravano la RU 486, a mezz'ora da casa sua. Ho telefonato e mi hanno assicurato che se fossi andata il giorno dopo mi avrebbero fatto il certificato per iniziare l'iter. Stupidamente non ho chiesto con chi stavo parlando, perché le cose sono poi andate molto diversamente. Quando Giada si è presentata in ospedale, le infermiere l'hanno informata che non le avrebbero fatto il certificato per l'IVG. Non è così che funziona, mi hanno detto. Sostenevano che il certificato me l'avrebbe dovuto fare o un consultorio o il mio medico di base. Hanno poi aggiunto che se dal test risultavo incinta da 2-3 settimane, avrei dovuto aspettare perché la gravidanza si sarebbe potuta interrompere da sola. Giada ha chiesto ai medici di farle un'ecografia in modo da essere sicura della gravidanza. Hanno accettato, ma solo a patto che la pagassi come prestazione non legata all'aborto. Durante la visita non si è visto l'embrione e mi hanno consigliato di fare la beta 2 volte per essere certa che stesse andando avanti. Dopo le beta, Giada ha dovuto pagare un'altra visita presso un ginecologo privato in modo da avere un certificato per accedere all'interruzione. Da quest'altra ecografia la gravidanza è stata accertata, quindi sono tornata in ospedale. Ho trovato un altro medico che mi ha fatto un'altra visita, dicendo che non sentiva il battito. Mi ha detto che così non potevo abortire, che avrei dovuto aspettare un'altra settimana in cui comunque avrei potuto riflettere. Anche la responsabile dell'IVG mi ha detto che senza battito non potevano darmi nessun appuntamento. Passa un'altra settimana, intanto la gravidanza non desiderata procede. Giada torna in ospedale, speranzosa di poter finalmente avere il suo appuntamento per l'interruzione, ma anche qui si scontra con un muro di gomma. Trovo ancora un altro medico che mi fa un'altra ecografia. Quasi 40 anni e non sanno ancora usare gli anticoncezionali, commenta, aggiungendo la gravidanza procede benissimo e si sente il battito. Chiedo di nuovo di poter prendere appuntamento per l'IVG. Ma il dottore mi dice che non se ne occupa e devo parlare con la responsabile, che però non c'è. Mi invitano a tornare il giorno dopo e finalmente mi fissano l'appuntamento. Il primo è solo dopo un mese e ormai devo procedere per forza con il raschiamento. Ho accettato, altrimenti sarei dovuta partire da zero in un altro ospedale, ma non ne potevo più. Mi fanno l'ennesima visita e l'appuntamento per l'IVG era stato fissato qualche giorno prima di Natale. Mi viene inoltre detto che se il tampone Covid che avrei dovuto fare 2 giorni prima fosse stato positivo, non avrei potuto abortire. 2 giorni prima dell'intervento Giada fa il tampone Covid, che risulta negativo. Si reca nel reparto di ginecologia per avere tutte le informazioni sul ricovero e la responsabile le dà un foglio in cui le chiede di firmare per la sepoltura del feto. Nel riquadro c'è in chiaro la scritta firma del genitore. Ho avuto un sussulto. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno risposto che per legge è così. Mi informa che li seppellivano anche quando non era consentito e che sarei dovuta essere contenta che ci fosse qualcuno a occuparsene. Ho chiesto dove li seppellivano e la responsabile mi ha spiegato che il comune aveva dato loro uno spazio e con il centro di aiuto per la vita, che si trova fuori il reparto, andavano a tumularli. Ho domandato cosa sarebbe successo se mi fossi rifiutata di firmare, mi ha risposto che non mi avrebbero fatto abortire. Stanca, da quasi 2 mesi di rimpalli, Giada firma per la sepoltura del feto e la mattina successiva si reca in reparto per procedere con l'IVG. Ero con altre 2 ragazze in camera, ci hanno dato una pastiglia, abbiamo chiesto a cosa servisse, ci hanno risposto «Ma lo sapete cosa siete a fare qui?». A causa dei forti dolori di pancia abbiamo chiesto un antidolorifico, che ci hanno dato solo dopo un'ora, perché avevano altri pazienti da seguire e dovevano fare altre cose. Alle 13 finalmente è arrivato il mio turno. Ed è tutto finito. Per poter accedere all'IVG ho passato un mese terribile. Sono stata in ospedale 6 volte in 22 giorni. Ho fatto 5 ecografie. Sono stata umiliata e giudicata. E sono stata costretta a firmare per una sepoltura che mai avrei voluto ci fosse.